Buongiorno a tutti, ci siamo appena ricollegati con il sito internet della Basilica di San Francesco di Assisi che sta riprendendo e trasmettendo in diretta la celebrazione della Santa Messa che si celebra in Basilica. Il sito internet della Basilica riprende in diretta la Santa Messa e la posta sulla sua pagina Facebook, così come ha fatto con le lodi dalle 6.30 fino a qualche minuto fa. Noi riprendiamo dalla pagina Facebook del sito internet della Basilica di San Francesco d'Assisi la diretta, la condividiamo con i nostri amici e la trasmettiamo in diretta a tutti i nostri amici di Facebook, perché per noi la Santa Messa è la mensa virtuale del Signore che si ripete giorno dopo giorno, ora dopo ora, istante dopo istante della vita. Auguriamo a tutti una buona partecipazione alla Santa Messa. Un pensiero particolare va a tutti coloro che soffrono per il coronavirus in Italia e nel mondo, soffrono malattie, infermità, fame, sete, povertà. Ed ancora un pensiero, una preghiera particolare va a tutti coloro che si trovano in zone del mondo dove soffrono venti di guerra, tipo Libano, Beirut, dove oltre 7 mesi fa ci fu una tremenda esplosione nella zona delle porte, esplosione che provocò oltre 500 morti, oltre 5.000 feriti, oltre 300.000 sfollati. Speriamo che in tutte le zone del mondo dove soffrono venti di guerra, preghiamo che si trasformino in venti di pace. Buona giornata a tutti. Per la vostra collezione che voi servite, io vi trarre come figli. E quale è il figlio che non viene corretto? Stiamo scaricando ora la liturgia della Santa Messa. Stiamo incollando la liturgia della Santa Messa che abbiamo scaricato questa mattina dal sito internet della chiesa.it. Reca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fianche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a stordirsi, ma piuttosto a guarire. Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. Vigilante perché nessuno si privi della grazia di Dio. Non spunti né cresca in mezzo a voi alcun radice venenosa, perché provochi danni e molti ne siano contagiati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'amore del Signore è da sempre. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia. Quando è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Perché egli sa bene di chi siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. L'amore del Signore è da sempre. Ma l'amore del Signore è da sempre. Per sempre su quelli che lo temono. E la sua giustizia per i figli dei figli. Per quelli che custodiscono la sua alleanza. L'amore del Signore è da sempre. Dice il Signore, e io le conosco, e essi mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Egli non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù, dopo aver trascorso alcuni mesi di predicazione a Cafarnao, torna nel suo villaggio. Avevamo sentito poco tempo fa un altro Vangelo dove, mentre lui predicava, si metteva in contrasto con le autorità, c'erano i suoi che lo volevano riportare in famiglia perché dicevano: «È fuori di sé». Questa volta, di sua iniziativa, ritorna nel suo villaggio con i suoi discepoli, però. E non è una visita di piacere o di cortesia che fa a sua madre e ai suoi parenti. È un gesto che annuncia un cambiamento che sta avvenendo, un nuovo inizio. Gesù torna per presentare la sua nuova famiglia, coloro che ha chiamato e che lo seguono. Arriva qualche giorno prima del sabato, vi trascorre un po' di giorni, questo ci fa intuire l'Evangelista. Sta lì alcuni giorni, accolto senza problemi, finché sta a casa tutto è tranquillo, sta negli schemi tradizionali. Il problema inizia quando va in sinagoga nel sabato. Le sue parole stupiscono e scandalizzano. E scandalizzare, lo sappiamo, non significa che c'è una banale divergenza di opinioni, ma vuol dire essere in totale disaccordo. I suoi paesani sanno che ha aperto la sua casa a tutti, non solo i figli di Israele, e questo è proprio il vero scandalo che è successo. Con il suo messaggio e con i suoi gesti Gesù rompe gli equilibri, sta demolendo la casa in cui essi hanno riposto tutte le loro speranze. Esiste la casa di Israele, il Signore ci ha chiamati, ed è la casa di Israele che si salva, cammina, eccetera. Gesù ha aperto la porta di questa casa a tutti quanti. L'invito a lasciare le sicurezze offerte dalla religione dei loro padri per abbracciare i rischi per il regno e entrare nella nuova casa interpella gli abitanti di Nazaret e si pongono domande, quelle che abbiamo sentito, perché tutta questa sfilza di domande. Da dove gli viene questa forza, questa nuova dottrina? Viene dal maligno? Noi lo conosciamo, è stato 30 anni in mezzo a noi. Se viene dal maligno, allora è meglio non fidarsi. Le novità sono pericolose. Ci sembra di sentire un po' anche quello che succede ai giorni d'oggi. Oggi, infatti, succede lo stesso nei nostri ambienti anche. E Gesù si ripresenta, infatti, oggi a coloro che sono convinti di conoscerlo.
lasciare casa e famiglia, invita a riconsiderare le convinzioni religiose assimilate nell'infanzia, la sua parola ci provoca anche in questo. Siamo rimasti delle volte al catechismo, a quelle nozioni che abbiamo ricevuto, ma niente di più, non abbiamo approfondito o fatto crescere dentro di noi, ci accontentiamo di quelle poche cose, si è sempre fatto così. E anche gli aggiustamenti nella vita morale, giustifichiamo i nostri atteggiamenti. La risposta che diamo a volte è la stessa di fronte a questa provocazione, a questo invito di Gesù, è l'incomprensione e il rifiuto. È meglio rimanere come siamo. E si chiude la porta di casa. L'incredulità però ha sempre conseguenze drammatiche. Gesù, ridotto all'impotenza, diviene incapace di realizzare quei prodigi che la sua parola e il contatto con la sua persona producono. Egli offre la sua salvezza, ma non la può imporre. Perché? Perché ama e rispetta la libertà di ciascuno. Se nel mondo di oggi non ci sono eventi miracolosi, se le condizioni di vita non subiscono trasformazioni radicali, se non si instaurano la pace, la giustizia e la riconciliazione fra i popoli, la ragione è sempre la stessa. Gli uomini non hanno il coraggio di dare piena fiducia a Gesù e alla sua parola. Ci sarà qualche piccolo cambiamento, come a Nazaret è stato curato qualche malato, un po' di elemosina in più, qualche parola offensiva di meno, ma i grandi prodigi, i segni sorprendenti della presenza del Regno di Dio nel mondo non ci possono essere dove è carente o manca del tutto la fede. Ecco, il Signore ci invita anche oggi a rivedere la nostra fede, il nostro percorso di vita, come aderiamo al Signore o come ci aggiustiamo un po' le cose. Penso che la parola davvero sia provocatrice ogni giorno, soprattutto sul nostro cammino, sulla nostra vita, ci interpella. Proviamo a rispondere davvero con fede, come il Signore ci chiede, e lo preghiamo perché ci aiuti a entrare con fiducia nella sua casa. La sua porta è sempre aperta. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Padre, Signore del cielo e della terra, e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa che testimonia Gesù, Figlio di Dio, sia rinnovata nella sua fede e nell'adesione al Signore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace e la giustizia, il dialogo e la collaborazione tra i popoli, lo Spirito Santo faccia nascere la speranza e la riconciliazione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti ricevono la correzione di Dio, imparino a riconoscerlo come Padre buono e vicino ai Suoi figli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che sono esclusi e disprezzati, siano riconosciuti nei loro diritti e nella loro dignità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi riuniti in questo rendimento di grazie,
la consuetudine con il Signore Gesù Cristo, ci plasmi il cuore ad accogliere il suo mistero di abbassamento e di piccolezza. Preghiamo. Ascoltaci, Padre, nelle tue mani deponiamo le nostre suppliche. Esaudiscici nel nome di Gesù, tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare, perché diventino sacramento della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua resurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.